Prenotare con una app il proprio posto sulla spiaggia libera, mantenendo le distanze che saranno imposte dai provvedimenti del governo e delle regioni, evitando così pericolosi assembramenti. Il comune di Montesimano si porta avanti e ieri l'amministrazione guidata dal sindaco Ottavio De Martinis ha comunicato alle associazioni di categoria che per l'inizio della stagione estiva sarà realizzata un'applicazione per smartphone con cui disciplinare gli accessi sull'arenile e offrire altri servizi per un'estate il più possibile all'insegna della sicurezza per i cittadini montesilvanesi e i turisti da tutta Italia. E in più darà la possibilità di una rigenerazione, quindi un ricambio delle persone che potranno usufruire della spiaggia libera, perché purtroppo con il ridimensionamento degli spazi ci rendiamo conto che non tutti potrebbero usufruire nello stesso momento della spiaggia, e comunque non nel numero che negli altri anni avevamo registrato. Quindi abbiamo pensato in questo modo di consentire a tutti di poterne fruire ad orari prestabiliti che saranno indicati per mezzo di una semplice app. Un'app che peraltro prevederà, nel caso di overbooking, di poter usufruire di spazi anche presso gli altri stabilimenti balneari, a pagamento magari, per carità, ma è un servizio che vogliamo offrire ai balneatori, ossia quello di poter avere questa ulteriore facilitazione nella possibilità di prenotare gli spazi qualora la spiaggia libera sia piena presso i propri stabilimenti balneari. È possibile anche accedere al servizio di ristorazione dei balneatori confinanti? Senza dubbio, anche se stiamo prevedendo la possibilità di allocazione di un chiosco e quindi di ulteriore attività commerciale che funga sia ovviamente da esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, ma allo stesso tempo che si occupi proprio della corretta gestione della spiaggia libera. E in tutto questo ci aggiungiamo anche un servizio che offriamo ai fruitori di poter prenotare contestualmente i posti all'interno dei ristoranti piuttosto che negli hotel, piuttosto che nei bed and breakfast, e allo stesso modo presso gli stabilimenti balneari a cui sarà conferita gratuitamente questa app.